Red Hulk può essere usato nell'Alto Evo? Sì, e questo è il video di oggi e lo andremo subito a correlare in un Alto Evo che si tinge completamente di rosso. Buongiorno, buonasera e anche buonanotte, ragazzi. Bentornati sempre qui dal K, bentornati sempre qui sul canale. Oggi la vera domanda è che cosa può andare a essere giocata con Red Hulk? Perché nel video di ieri l'abbiamo provato con il Barone, l'abbiamo provato in un deck che vuole andare a distruggere i mazzi dell'avversario. Io vi consiglio di andare a recuperarlo perché è un mazzo che mi sta divertendo veramente tanto. Ma oggi cambiamo, no? Cambiamo tutto, andiamo a provarle in un alto evoluzionario che per chi se lo stesse chiedendo quando è che esce nelle spot ad alto evoluzionario questo mese, tra 2 settimane, ve lo potete beccare benissimo nelle spot con una bellissima cartina delle spot, tra l'altro nuova. Quindi mi raccomando, se non ci vedete l'Alto Evo, pensateci per quella spot, risparmiate le ste cazzo di chiavi. Allora, io penso che l'idea di mettere un Red Hulk nell'Alto Evo è saltata all'occhio a parecchi, anche perché è un Hulk lo vuoi mettere in un Alto Evo, vuoi fare cose pazze con l'Alto Evo, ok? Ed è proprio quello che andremo a fare oggi, perché è presente nel mazzo anche Opsummer per rampare il nostro carissimo Alto Evo senza Magic, ok? Così che noi possiamo andare a poter giocare potenzialmente sia Hulk, sia Red Hulk, sia She-Hulk. Ok, in qualche modo potremmo andare a giocarli. È molto importante in questo mazzo anche l'innesto della Wasp, perché se ci pensate la Wasp, noi possiamo già andare a potenzialmente giocarla nello stesso turno di Opsummer e a prenderci subitissimo un 1 di mana in più. Comunque, se state vedendo bene, è uno Shinout. È uno Shinout senza Nout. Ok, io sono curiosissimo di provarlo, cioè nel senso, no, l'ho provato, ma perché devo di cazzate? Vediamo le cose come stanno. Io devo riprovarlo ancora perché l'ho provato po poco in live. Ok, intanto vi aspetto stasera perché stasera do dobbiamo tornare a fare delle cose pazze. Dobbiamo arrivare a Infinite, ragazzi, perché dobbiamo spingere ancora di più. Nico Minoru. Dite perché c'è Nico Minoru nel mazzo? E perché ve lo spiego subito. Intanto settiamo Saspot perché non si sa mai. E l'effetto Nico Minoru, comunque, questo qui è uno di quelli che mi piacciono di più, quello che distrugge le carte. Però potenzialmente in un altro evoluzionario, sai, non è tanto bello visto che tutte le carte possono essere buone, insomma. Grazie del buff. Grazie del buff. Ora, potevo aspettare e metterlo in mezzo, vero? Sì, potevo aspettare e metterlo in mezzo, perfetto. E Misty qui? Vogliamo giocarlo, Misty qui? L'unica cosa che vorrei fare io è andare a giocare Nico e Shocker. Ok, così Red Hulk è subito a 5, cioè è una 5-15, ragazzi, follia! Lui non gioca, continua a buffarmi Red Hulk che sta diventando una cosa. Ecco qua, Infinauta. Dov'è l'Infinauta? Eccolo qui. Dimension, bello. E guarda, vogliamo giocare così? Vogliamo giocare così? Io lo vorrei già, ho un bel Red Hulk così. Io lo vorrei già. Fotte sega che Saspot non flotta il mana, però. Cioè, lui non sta giocando. Che stai combinando, fratello? Non è neanche un bot, perché incute timore, Red Hulk, che stava per diventare un 23. Non so, ha bricato male il ragazzo, oppure non si è talmente confuso da colpirsi da solo, non lo so. E comunque, oh, subito, che è successo? Bello. Bellissimo. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Cosa sto bene? Wakanda, bello Wakanda anche con. Ok, skip. Completamente skip. Questa è una mano terribile comunque. Fortunatamente siamo contro un bot. E vedete, quando mi chiedete dov'è che si vede il bot, cioè ci sono l'aggiornamento di Untapped, raga. Se voi vedete qui, ecco, è lì, di lato all'avversario. Follia. Chi sono io per non. Capito? Chi sono io per non fare sta roba? E tra l'altro, io vorrei andare a giocare Shocker così che la Opsummer è direttamente a 2. Mi piace sta roba. Bene. Molto bene. Vabbè, tralasciando il fatto che è un bot, raga, a me sto mazzo con l'alta evoluzione del Red Hulk intriga, ma intriga parecchio. La prossima carta di gioco viene spostata in un campo verso destra. Non mi interessa per niente, sai. Non mi interessa per niente, perché se ci pensa. Perché se ci pensa. Io non vorrei dire la solita cazzata, perché poi io me ne sparo le cazzate, capito? Non vorrei dire che risulterebbe più utile il Red Hulk di Shinout, però se ci pensate con il fattore Swarm,
Suo, ma che cazzo dico? Il fattore che noi siamo in qualche modo vincolati da dover skippare completamente il turno 6 o 5 con l'Infinauta, noi qui non siamo obbligati. Non siamo per niente obbligati. E Misty? Nico? Prendo. Gioca tutte e due. Elko, ma che cazzo di mazzo sta giocando quest'altro? Vabbè, è un bot che sto di... Capito? Cioè, tu non sei obbligato a flottare il mana con Red Hulk. Ma lo puoi fare. Ok? Invece con l'infinito sei comunque costretto a farlo. A meno che tu non c'è War Machine nel mazzo e dici tu, vabbè. Hulk mi fa piacere questa roba, diventa anche una 6-14. Cioè, che poi... Chi ha detto che non si possono giocare Hulk e Red Hulk nello stesso mazzo? Chi ha detto? Chi ha detto questa cosa? Lab, che mi dai? Vulture, vabbè. Iron Man. Ui, stai calmo. Stai calmo. Lui va a 5 e 8. Vabbè, non gli contesto due campi. Non gli contesto due campi. Mai nella vita. Mai nella vita gli contesto due campi. Io devo sperare solamente che lui non ci abbia Shang. Altrimenti il bot mi vince, capito? Potrei anche incazzarmi di questa roba. E... Anzi, no, facciamo Saspot, giriamoli attorno. Capito? Sì. Perfetto, si ritira. Vabbè, goliardica questa partita, non la contiamo, non contiamo neanche quella di prima. Vediamo quante partite dobbiamo fare prima di concludere un game in quest'oggi, no? Riscatto, riscatto. Anche perché oggi non ho giocato per niente, raga, Marvel Snap. Io sono ancora fermo al 70 watt. Non ho giocato per niente. Io devo arrivare a Infinite perché altrimenti mi sento male. Non mi ricordo cosa stavo dicendo. Come al solito. Non mi ricordo cosa stavo dicendo. Bello. Bello, 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 bello. Questo già in mano sono... Se anche l'ambasciatore di Wakanda mi fa questo regalo, io... Chi sono io per... Shocker, no? Anche se Shocker, oddio, insomma. Vado sotto Shang, però. Hulk a 5. Perché la torcia l'ha giocata lì? Perché vuole andare a spostare con Ghost Spider. Ecco qui, Kunlun. Perfetto. Ho capito sta roba. E io butterei Ciclope giusto, giusto qui, guarda. Volendo. Oppure me lo tengo. Lui snappa. E giustamente c'è anche la location a favore. E guarda, insomma, lui può fare Ghost Spider e Kraven qui. Ciclope qui. Ah, no, non la finisce. E non la finisce, non la finisce, non la finisce. È una fenice. Ora, lui può avere la grande fenice. Cioè, io gli voglio fare mezzo Plague. Secondo me lo gioca qui. La fenice per fare cose esponenziali. Secondo il mio modesto parere. Vediamo. Bro, ma che fai? Ma che combini, frate? Ma che stai combinando? Ma che cosa hai fatto, frate? No, no, no. GG? Fate sempre attenzione a Shang, ragazzi. Fate sempre attenzione a Shang, tralasciando che c'è il laboratorio di Shuri. Cioè, ho capito che ingolosisce il laboratorio di Shuri, però... Ehi. Non fare questi errori, frate. Non fare questi errori. E basta, ho capito che ho otto location, ma... Cioè, un po' rotto il cazzo. Skippo. Perfetto. Ricordatevi sempre di skippare il punto 1 quando ci avete Hulk, raga. Molto importante questa cosa così. Bello, 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 bello. Che fa? Vabbè, Saspot. Qui comunque io l'accetto. Regno quantico. Ah, ok. Non è tanta bella sta roba. Non è tanta bella sta roba. Cioè, io godo che c'ho Saspot, ma sicuramente c'è o Ghost Rider o era lei. Lei, lui, Baltor, nel senso, spazzatura. Vabbè. Chi sono io per non far così e così, no? Chi sono io per non farlo?
Poi magari sul laboratorio sciuti gli buttiamo ciclope. Lady Sif. Death. Oddio, forse no. Forse no, perché ci abbiamo Shang, eh? Forse no. Posso dire di fare semplicemente un ciclope qui? E di valutare. Perché sul laboratorio sciugli voglio buttare Shang, io onesto. Già che mi ha messo le disif, io devo vedere adesso. Cioè, penso che adesso lui abbia Ela. E non Ghost Rider. Scattato due carte. È tosta sta partita, eh? È tosta. Bisogna vedere se ce l'ha. Cioè, ce l'ha pescata. Full Obsidian. Perfetto. Va bene. Io qua sono già a 6. 11. Va bene. Ok, perfetto. Ora. Ragioniamola con calma. Il problema qui insorge. Il problema qui insorge. Perché? Perché io posso fare anche Shulk qui e poi giocarmela con Shang oppure con Hulk. Lo posso fare. Oppure dici tu che cazzo me frega, gioco Shulk. No, però mi piace fare così. Poi, vediamo. Io non so cosa posso giocare lui adesso. Non ne ho idea. Ghost Rider, gioco. Gli mette death. Ok. Sai che quasi quasi godo di questa roba che non ti ha messo... in finauta. Ora, il problema sorge dove? Qui volendo io pareggio in qualche modo, eh. Volendo io qui pareggio. In qualche modo, se la Misty mi dà il buff sulle mie due cartine sul regno quartico, io pareggio. Vediamo. Vediamo che si inventa, dai, vediamo che si inventa. Può farmi Ela però lui. Farmi Ela questo sì. Ma Ela se lo fa a sinistra... Devi dare il buff. Devi dare il buff al centro. Devi dare il buff al centro. Anche così va bene. Anche così va bene. Anche così va bene. Va benissimo così. Va benissimo così. Perfetto. È la tosta sta partita comunque. È la prima tosta, cazzo. È la prima tosta del video. Però alla fin fine ci siamo gestiti abbastanza bene. Con un po' di culo della Misty. Sì, è vero, però... su 5 carte mi doveva prendere almeno 3 che mi servivano, quindi potete ben capire che le percentuali sono abbastanza dalla nostra. Perfetto. E guarda, Nico che mi copia la mano, una carta della mano, ma io la setto. Io la setto. Cioè, potrei copiarmi un'altra Wasp volendo. Basilos di... Mamma mia, se prendi spazio profondo, quanto posso godere. Schippo. E poi, se tu gli lanci l'anico minoro, dici tu l'anico minoro, che ti serve in questo mazzo? L'anico minoro... Boh, io intanto glielo butto al turno 1, così lui pensa magari che sto giocando un Destroy, perché c'è anche lui l'anico minoro? Mi devo preoccupare di questa roba? Può essere. Perfetto. Doppio Saspot. Doppio Saspot. È male come idea, eh? Vediamo intanto che distrugge la base di Los Diablos. Killmonger. Spazio profondo. E lui lo destroy. E qua. E qua. Dici tu, io non c'ho neanche un armor messo. No, non ce l'ho. Non ce l'ho. Io ho paura e temo che questo qui sia un destroy con Shang. Che vedo. Cioè, ho visto che stanno andando. La Shulk qua e basta. Va a 18. E lì? Carneggi così i tempi. Ok, l'aprio c'è. Perché l'aprio c'è. E il problema è uno. Io che voglio giocare. Voglio giocare il ciclope qui, magari? La Wasp.
Non ha senso fargli di Saspot comunque, perché lui c'ha un altro Killmonger a disposizione. Non ha proprio senso questa roba. Sì, dai. Ma lui come vince? Cioè, Krull non penso lo setti. Appunto. Gli è andato male, ha pescato male anche lui. Vabbè, vabbè, GG, nel senso, go next. Grazie, arrivederci. Facciamoci l'ultima, che non lo so perché. O gli mi sta andando a meraviglia a me, oppure c'è un problema con i mazzi dei bro che gli stanno briccando totalmente tutti. Palazzo Bianco, un altro bot. Vabbè, fate, dai, allora facciamo sbrigativa sta roba, dai, ce la facciamo sbrigativa. Oh, Goblin. Ma dammela a me la variante di Denip, frate, io c'ho la pixel del cazzo, gli dai il bot. Rame roppi. Insomma. Delibigul, dammi un altro Goblin. Spider Woman, mamma che mazzo che c'è. Ma pure i bot c'hanno i mazzi tossici ora. Pure i bot. Angelo, ok, perfetto. E guarda, io vorrei fare Hopsummer e Wasp. Bello, sul castello. E basta. Poi c'è un... Oddio, posso fare benissimo anche... Ma gli ha dato col mio effetto? Gli ha dato col mio effetto? Vabbè, sti cazzi. Ah. Vabbè, scusami. Ho Goblin. Lo sfrutto. Vediamo, testiamo il livello di intelligenza artificiale di questo bot. Vediamo se mi fa o Goblin sul Castello Blackstone. No, non me lo fa. Bella, carina quella di la Valentina. Ah, giustamente è turno 4. Non me lo può fare, vale. Io mi copro. Io mi copro, poi faccio Hulk a sinistra al centro e via, vinciamo il game. Sì. Allora mi copro al centro. Ho capito. Anche se io ci arrivo lo stesso a contestargli al... No? Io ci arrivo ugualmente. Mamma mia, ma no, vabbè, 9. Io qua faccio 9 punti. Vabbè, è così. E basta. Fai così e basta e vinci il game. Inizio season, ragazzi. Inizio season, quindi è più che normale che ci stanno i bot. Dai, inizio season. Bisogna assolutissimamente arrivare in Infinite, così mi levo dal cazzo, finalmente. Allora, bot a parte e anche brick dalla parte dell'avversario. Comunque, i nostri game in qualche modo ce li siamo portati a casa. Però, la cosa che vi vorrei far notare io è che è una valida alternativa a Red Hulk. Se vi siete rotti il cazzo del solito alto Evo con Shin Out oppure l'alto Evo normale, che non va tanto per il momento, giocate Red Hulk. Giocate Red Hulk all'interno dell'Alto Evo, che è veramente una bella cartina e vi può fare veramente divertire. L'unica pecca è sempre la solita che gli fa vedere il buff all'avversario. Ok, ci può girare attorno, però noi abbiamo sia Hulk, sia She-Hulk, cioè nel senso uno Shang c'è a disposizione il ragazzo. Ok, uno Shang, una Lyot. Nel peggior dei casi.
Quindi io intanto vi consiglio di provarlo, poi fatemi sapere voi attraverso i commenti oppure questa sera in live mi bestemmerete contro, perché Dulk è una merda. Ci vediamo stasera, vai, a dopo.